Salve a tutti, grazie per essere ancora qui con noi, con Sispin e con Massimo Cerino a fare due chiacchiere sull'aging. Prima di iniziare però vorrei fare una piccola premessa, magari prendendola un po' alla larga perché mi diverte farlo. Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, qualcuno di voi lo avrà sentito nominare, ma quello che sa e che si ricorda è che ha scritto un romanzo, il più bel romanzo dell'Ottocento italiano, una bellissima scrittura, magari avrà studiato qualche capitolo, si ricorderà qualche personaggio, ma quello che in genere non si capisce di tutta questa questione è che Alessandro Manzoni aveva scritto Promessi Sposi mettendoci fatica e tempo perché quello era il suo business, quindi è un prodotto commerciale i Promessi Sposi, che poi è bellissimo, per carità, ma lui lo faceva con lo scopo di guadagnarsi da vivere. Questo in genere non si capisce, non si tiene presente. E aveva anche tanti problemi perché glielo stampavano gli editori un po' truffaldini, tipografi, stampavano delle copie e se le vendevano senza che lui ci guadagnasse una lira, perché non c'era ancora la SIAE, non c'era ancora il diritto d'autore, tant'è che lui fu costretto a fare una copia illustrata chiamando un illustratore, e quindi possedendo le lastre originali poteva stampare quella copia illustrata soltanto lui e finalmente guadagnarci qualcosa. Che cosa c'entra tutto questo con quello che facciamo qui? È un po' la stessa cosa. Magari qualcuno si lascia prendere dalla mano, dal piacere di dire la propria idea, di fare magari di dare qualche correttivo a quello che io o altri nella mia situazione dicono, perdendo di vista che magari questo non è il luogo adatto per fare accademia, per fare. Noi diamo un servizio. Io personalmente sull'aging dico quello che so, quello che ho capito, quello che ho imparato, magari non tutto, però lo dico. Se qualcuno lo trova utile, benissimo, se si diverte a stare 10 minuti in nostra compagnia, tanto di guadagnato. Però ricordatevi sempre che questo è un ambito di tipo commerciale. Sispin offre questo servizio a chi segue l'azienda e ovviamente poi si aspetta un ritorno di carattere commerciale. No? Questa è la realtà delle cose. Quindi, diciamo, non è un luogo di polemiche, è un luogo dove c'è un servizio che se è gradito viene preso, del quale si può usufruire, oppure no. Fine del discorso. Grazie. Ripeterete con me. Questo è il mio fucile. Questo è il mio fucile. Ce ne sono molti come lui, ma questo è il mio. Ce ne sono molti come lui, ma questo è il mio. Senza il mio fucile, io non sono niente. Senza il mio fucile, io non sono niente. Senza di me, il mio fucile non è niente. Senza di me, il mio fucile non è niente. Insomma, mi sembra la maniera giusta per entrare nel tema parlando di una canna, perché una canna non è semplicemente un attrezzo da pesca, ma è qualche cosa con la quale è facile, almeno per me è stato così, avere un rapporto quasi di identità. Nella letteratura abbiamo tanti esempi di questo rapporto molto particolare. Nel Medioevo, per esempio, la spada del cavaliere era una sua identificazione. Quando un samurai moriva, la sua katana veniva spezzata. Poi abbiamo le spade mitiche, Excalibur, la Durlindana, che era la spada di Orlando, il paladino di Carlo Magno. Quindi, questo rapporto un po' lo possiamo ritrovare anche con una canna da pesca, perché quando io decido che quella è la mia canna e vado a pescare sempre con quella e abbiamo un rapporto di simbiosi, allora vuol dire che io mi sono avvicinato a un contenuto che va un po' oltre la semplice azione di pesca, che vista in sé non è questo granché. Prima di cominciare a parlare della canna, perché ci sarà qualcosa da dire su questa canna ovviamente, volevo fare una piccola panoramica sugli accessori, almeno su quello che io mi porto dietro durante le sessioni di aging, che è più o meno sono più o meno le stesse cose che mi porto sia da terra che dalla barca. Elemento comune sicuramente, visto che io escludo i secchi in assoluto, per poter portarsi via le seppie, per poterle portare a casa, io utilizzo questa sacca stagna, che è molto utile. È molto utile anche il fatto che sia stagna, oltre ad essere molto capiente, ci vanno molte seppie dentro, è fatta in maniera tale che la chiusura risulta essere ermetica, perché si avvolge questa imboccatura del sacchetto stagna, poi lo si chiude e quindi non c'è pericolo che il nero di seppie o comunque i liquidi lasciati dalle seppie invadano la borsa o comunque creino problemi. Ovviamente c'è bisogno di un
di un porta artificiale, di un porta edge, di un portato danare, e abbiamo questo qua che è il tipico folder da artificiali per seppi e calamari, che ha una spugnetta sulla quale viene appuntato il cestello, e su questo si riescono a mettere circa una ventina di artificiali. Un altro elemento abbastanza indispensabile per me sono i guanti, non tanto per proteggersi dal freddo, ma per poter forzare il filo quando purtroppo a volte capita che l'artificiale si arrocchi sul fondo, siamo costretti a forzare e a spezzare, e avere la mano protetta da un guanto è molto utile, perché forse come voi saprete il tacciato, essendo molto sottile, tende a segnare la pelle, tende a procurare delle ferite, quindi i guanti sono un altro accessorio molto utile. Poi ovviamente abbiamo una tartaruga dove ci sono le zavorre di varie grammature, in genere di pochi grammi quando si pesca da terra, ma che possono arrivare fino a 20 grammi quando si pesca dalla barca, e quindi si deve contrastare il sollevamento dell'esca dal fondo causato dalla corrente o dallo scarroccio. Poi ho un piccolo contenitore dove tengo gli snap, insomma qualche girella, anche se in effetti le girelle in questo tipo di pesca non servono, insomma tutta quella minuteria che può essere utile. Quando le mie sessioni di pesca cominciano, che è ancora buio, ovviamente è indispensabile l'utilizzo di una torcia frontale, e ce ne sono di vari tipi e modelli, ovviamente non mi intratterrò su questo argomento. Poi ovviamente ci vuole il fluorocarbon. Io non sono solito portarmi molte bobine di filo con diversi spessori. In genere porto un 26 e un 28, oppure un 28 e un 31. E poi mi sono divertito ad utilizzarmi questo piccolo contenitore utilizzando una bottiglietta di bagnoschiuma con la sua chiusura, e dentro il quale ci sono le bobine di filo di fluorocarbon che io utilizzo per fare il terminale. Escludendo l'utilizzo di un guadino, io in passato mi costruivo da solo dei raffi, il cui nome diciamo un po' più specifico è gaff, utilizzando cannette di poco conto, alle quali aggiungevo degli ami disposti a raggiera. Insomma, ci sono vari modi per fare questa connessione. E questo era uno dei primi, un superstite. Fino a quando poi non feci il piccolo sforzo economico di comprare la spada Jedi. La spada Jedi è questo qui. È un gaff molto bello, molto funzionale, lungo 3 metri, che si apre premendo un pulsante, e quello che esce fuori è questa bella testa, che è il tipico raffio da cefalopodi. In realtà, quando le seppie non sono di grossa dimensione, non c'è bisogno neanche del raffio, perché restano comunque agganciate ai cestelli e quindi si possono sollevare saltandole e poggiandole poi sulla banchina, sullo scoglio o in barca. Quando invece si ha la fortuna di incontrare un polpo e si ha la fortuna di riuscire a tirarlo sotto la barca o arriva vicino agli scogli, allora questo è un utensile, un attrezzo che insomma riveste una grande importanza, perché a questo il polpo, una volta che ne viene in contatto, non sfugge. Poi chiaramente si ripiega e si inserisce di nuovo nel suo alloggiamento. Detto questo, che non credo che ci siano altri accessori indispensabili. Ovviamente ci vuole una borsa, ma poi dovendo camminare sugli scogli, meno ci si porta dietro e meglio è, bisogna avere le mani libere. Fra l'altro dopo indicherò qual è la maniera migliore di camminare sugli scogli con la canna, per evitare che una caduta procuri anche una rottura della canna. E adesso arriviamo alla Nera 86. Allora, quando io l'ho avuta la prima volta tra le mani, la prima cosa che ho apprezzato è questo foderino con i loghi ricamati, fatto di un tessuto molto piacevole, morbido, protettivo, e ovviamente ha una tasca interna lunga quanto l'intero foderino, che serve a ospitare separatamente, per non farli venire in contatto tra loro, i due pezzi di cui è fatta la canna. Quali sono le caratteristiche codificate di una canna da edging? Allora, la prima da mettere a fuoco è l'anellatura. È un'anellatura, quella di una canna da edging, che deve avere gli anelli rivolti verso la vetta. Questo per evitare, nella maggior parte dei casi, magari qualche volta può anche succedere, però in genere
Questa annellatura inclinata verso la vetta evita che durante le gercate, che sono gercate ampie, che quindi creano un imbando di trecciato, il trecciato possa dare di volta intorno alla cima, creando ovviamente dei problemi. Questo accade molto raramente se la canna che stiamo usando è una canna da seppi, perché se è una canna da seppi, da edging, avrà gli anellini tutti quanti disposti con un'inclinazione più o meno accentuata verso la vetta. Quindi non sarà un'annellatura che dà appiglio al filo durante le gercate. Prima caratteristica. Seconda caratteristica, la lunghezza. La lunghezza in genere è dagli 8 piedi in su. Meno di 8 piedi stiamo parlando di una canna che non è precisamente una canna per la pesca da terra, è più una canna per la pesca dalla barca. E ancora di più lo è secondo la tecnica del tip run, che in questo momento non ci interessa analizzare perché è una tecnica dalla barca, però è una tecnica diversa, diciamo, dall'edging tradizionale. Per quello che riguarda l'azione, anche se nel caso delle canne da edging, come nelle canne da spinning, esistono vari tipi di azione, cioè varie curve che la canna può disegnare sotto trazione, le canne da edging diciamo che sono mediamente più lunghe e un po' più flessibili delle canne da spinning, diciamo della canna media da spinning. Altra caratteristica è quella che prevede che la parte finale della canna, il cosiddetto butt, sia una distanza tale dall'impugnatura, dal portamulinello, da poter favorire i lanci a due mani. Allora, elencate le poche caratteristiche principali di una canna da edging, adesso possiamo controllare che queste caratteristiche siano presenti sulla Nera 86, cosa che io ovviamente già ho fatto. Di questa canna mi sono innamorato subito da quando l'ho vista, l'ho tirata fuori dalla confezione di cartone, dall'imballaggio, l'ho tirata fuori, già ho visto questo foderino, già è stato, come si suol dire, un amore a prima vista. Poi tirandola fuori, incominciamo, diciamo, dalla vetta della canna, e possiamo considerare subito che gli anelli effettivamente sono inclinati verso l'apicale. È una vetta leggerissima, pesa, se non ricordo male, circa 18 grammi, soltanto questa vetta qui, mentre ovviamente poi il manico pesa di più perché ha degli accessori, il leva finale, il boot di Eva, ha il portamulinello, quindi ha uno spessore maggiore, quindi il suo peso è di poco superiore ai 100 grammi, quindi complessivamente è una canna comunque molto leggera. Tirando fuori il secondo pezzo, verifichiamo anche qui che l'anello iniziale, il più grande, è anch'esso inclinato verso l'estremità della canna. Poi abbiamo la serigrafia, con una grafica molto bella, abbiamo la placca portamulinello, anch'essa Fuji, e infine c'è il butt, che è abbastanza lungo da consentire l'impugnatura comoda con la mano. E non solo questo per favorire il lancio, i lanci lunghi che a volte bisogna fare, no? Facendo da contrappeso al braccio destro, non solo, ma è molto utile anche per trasportare la canna armata su percorsi disagiati, perché la canna armata su percorsi disagiati, uno dei modi più convenienti per trasportarla è tenerla così, a candela, in modo che se si inciampa la canna può restare ancora in questa posizione senza andare a sbattere sugli scogli e quindi senza andare a fracassarsi. L'azione di questa canna, diciamo, è un'azione media, medium. Io l'ho voluta sforzare, ho lanciato dalla barca un artificiale di misura 3.5 zavorrato con 20 grammi e ho fatto un lancio lungo. E quello che ho sentito è stata una bellissima risposta elastica della canna, il che mi lascia molto tranquillo anche nel caso io dovessi incontrare un polpo di grosse dimensioni. È una canna che non teme di essere sforzata, a differenza delle canne, diciamo, light, delle canne più sottili, che quando si prende un polpo sia dalla barca ma anche da terra, dagli scogli, insomma, si vede che la canna soffre, perché fra l'altro il polpo, oltre alla sua massa, che bisogna tirarsi via, ha anche l'abitudine, quando si sente minacciato e trascinato verso la superficie contro la sua volontà, ha l'abitudine giustamente di allargare i tentacoli per creare appunto maggiore resistenza alla trazione. Quindi questa canna mi lascia assolutamente tranquillo da questo punto di vista. Chi dovesse obiettare che una canna di potenza medium è poco sensibile,
Può pensare anche al fatto che in realtà, soprattutto da terra, quello che ci segnala l'interesse che la seppia sta mostrando per l'artificiale non è tanto la vetta, che comunque è una vetta estremamente flessibile anche in questo caso, ma è il rettificarsi della curva che il trecciato fa dall'apicale fino a entrare in acqua. L'imbando è quello che ci segnala, quando vediamo quell'imbando distendersi, tranne il caso in cui l'artificiale non si sia appoggiato su un piano inclinato, quindi una volta che l'abbiamo fermato tende a scivolare verso a scivolare indietro e quindi tende il filo, tranne che in quel caso. In genere, quando l'imbando si rettifica, l'imbando del filo si rettifica, significa che la seppia si è avvicinata all'artificiale e se lo sta leggermente tirando verso di sé, ed è quello che ci dà la, non dico la certezza, ma ci avvia a pensare che ci sia una seppia attaccata all'artificiale. A quel punto la ferrata. Ma ho una cosa simpatica da dire in merito, ma non me la gioco adesso, me la gioco nel prossimo video, quando parleremo della tecnica di pesca da terra e magari anche dalla barca, vedremo. Detto questo, ritorniamo al punto iniziale dal quale eravamo partiti, l'innamoramento, la canna. Diciamo, questa canna in particolare è una canna che dà molta soddisfazione ed è una canna della quale ci si può innamorare facilmente. Un'ultima cosa, il mulinello che si accoppia a questa canna. Allora, nella pesca da terra sarebbe auspicabile utilizzare un mulinello di classe 2.5-3.000 e in particolare, se fosse dotato di una doppia manovella, sarebbe ancora meglio, ma non è un particolare determinante. La doppia manovella aiuta, e perché aiuta lo diremo sempre nel prossimo incontro, quando parleremo della tecnica di pesca, anche se dire tecnica parlando di edging, insomma, mi sembra un po' riduttivo, diciamo della filosofia della pesca all'edging, perché voglio dirlo ancora una volta, se non si dà un po' di spessore, di profondità a quello che facciamo resta sì divertente, ma è molto più divertente quando noi gli creiamo, diciamo, qualcosa intorno, qualcosa all'interno, quando avvolgiamo quello che facciamo in qualche cosa di un po' più largo. Io ricordo di essere rimasto molto impressionato agli inizi proprio, poi fra l'altro un amico mi ha corretto, io nel video precedente ho detto che ho cominciato 10 anni fa, il mio amico mi ha detto no, hai detto una sciocchezza perché abbiamo cominciato 14 anni fa, non 10 anni fa, e lui si ricorda perché subì un'operazione mentre io iniziavo a fare la pesca, a praticare l'edging. E che stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa che però mi sono dimenticato, ve la dirò la prossima volta. Vi ringrazio per l'attenzione, siete sempre molto affettuosi anche nei commenti, ho visto anche nei miei confronti, anche personalmente con me, ricevo veramente affetto dalle persone che si ricordano di me come colui che, diciamo, tra i primi ha incominciato a praticare questo tipo di pesca, l'edging, che è una cosa diversa dalla pesca delle seppie. Io ovviamente all'inizio, diciamo solo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo, all'inizio, e sto parlando appunto di molti anni fa, scoprì che c'era un gruppetto di ragazzi che pescava in campagna vicino Pestum, in una zona sabbiosa dove le seppie ce ne sono parecchi, pescavano dalla barca utilizzando due lenze a mano, non utilizzando la canna, e avvolgendosi la lenza, dando un paio di volte della lenza sull'orecchio, e procedevano lentamente. Quando sentivano, diciamo, sull'orecchio, che appunto è una parte sensibile, la lenza tendersi, allora a quel punto prendevano la lenza in mano e ferravano. Vi dicevo, sulla ferrata poi con la canna ho da dire una cosa simpatica, ma non la dico adesso. E quindi, insomma, io facevo la differenza. In che senso? Nel senso che io praticavo, diciamo, una tecnica che era diversa da quella, e mi faceva molto piacere non essere in quella situazione con la lenza avvolta sull'orecchio, perché la vedevo una cosa un po', diciamo, d'altri tempi. Oggi fortunatamente abbiamo la tecnologia, abbiamo degli strumenti bellissimi come questa canna, fatta addirittura con due tipi di carbonio diverso. Io non sono un appassionato delle specifiche tecniche, preferisco più avere un rapporto emotivo con questi oggetti quando lo meritano. E in questo caso mi sembra che ci siamo.
Allora non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento al prossimo incontro, dove parleremo un po' di come ci si comporta quando si pratica l'edging. Di nuovo grazie, alla prossima!